E-Voices, voci dalla rivoluzione elettrica. Un podcast a cura di Fondazione EV Now in collaborazione con Key Energy. Ciao Fede! Ciao Dani! Un bollente 9 agosto segna la nostra terza puntata 2022 di E-Voices. E visto il periodo dell'anno possiamo non parlare di turismo, Fede? Anzi, di elettroturismo. Quel turismo di chi viaggia in elettrico, e lo faremo parlando non solo dei clienti, ma anche di chi fa del turismo un mestiere e della ricarica un servizio per i propri visitatori. Esatto, il turismo elettrico sta sempre più prendendo piede e ormai per le strutture ricettive avere una colonnina di ricarica nel proprio parcheggio è diventato un servizio imprescindibile. Per chi viaggia in elettrico, infatti, organizzare l'itinerario quando affronta dei viaggi lunghi è un'abitudine importante e sapere di poter contare sulla ricarica a destinazione, che sia questa un hotel, un ristorante o anche un punto di interesse, diventa un criterio preponderante per la selezione delle proprie soste. E puntare sulla mobilità elettrica oggi significa soddisfare da subito un'esigenza che sarà sempre più diffusa tra i clienti dei prossimi anni, che in vista dello stop alla vendita di auto endotermiche previsto per il 2035 sceglieranno sempre di più veicoli a zero emissioni per i propri spostamenti e quindi anche per le proprie vacanze. Giusto, ed è per questo motivo che come VNow abbiamo sviluppato un vero e proprio protocollo di certificazione per il marchio Electric Friendly, creato insieme a Motus E, un protocollo composto da diversi parametri di sostenibilità legati non solo alla mobilità elettrica, quindi come presenza e caratteristiche delle stazioni di ricarica a disposizione dei clienti, ma anche legate all'energia, come la presenza di impianti per la produzione di energia rinnovabile, all'efficienza energetica della struttura e alle attività proposte sul territorio, anche tramite mezzi a zero emissioni. E noi, Fede, certifichiamo ogni struttura secondo un rigoroso protocollo. Non è sufficiente inserirsi da soli in un elenco, vero? Verissimo, Dani. Ed è per questo che la nostra certificazione è stata anche inserita all'interno della guida agli alberghi e ristoranti d'Italia, edita dal Touring Club Italiano e firmata da noi di EVNow e da Witaly. Una guida che racchiude un po' una selezione di quelle che sono le migliori strutture electric friendly presenti su tutto il territorio italiano e che intende dare un consiglio, diciamo così, ragionato per delle mete turistiche elettriche ma di qualità. Infatti ogni giorno che passa è più facile viaggiare in elettrico, altro che i miei viaggi della speranza di 10 anni fa. In autostrada 26 aree già attive e 21 cantieri in lavorazione, ma anche fuori dall'autostrada, sulle vie a maggiore affluenza e anche in qualche città. Si vede crescere la rete di ricarica ad alta potenza pensata per le ricariche durante i lunghi viaggi come quello verso le mete estive. Insomma, andare in vacanza a zero emissioni oggi è già una realtà ed infatti abbiamo invitato per questa puntata tre ospiti di eccellenza capaci di darci diversi punti di vista sul turismo elettrico. Francesco Naso, segretario generale di Motus E, l'associazione che racchiude tutti i maggiori player della mobilità elettrica in Italia, della quale VNow è partner dagli inizi e con la quale abbiamo sviluppato appunto il marchio Electric Friendly. Emiliano Pigliapoco, presidente di Federalberghi Marche, che ci darà il punto di vista del territorio, e la nostra cara amica, l'ingegner Tiziana Torelli, proprietaria di Villa Cavalletti, uno splendido esempio di struttura Electric Friendly. Tutti ospiti preparati ed appassionati. E a proposito di passione, partiamo dall'amico Francesco, che non si ferma mai, neanche da Creta, dove l'abbiamo raggiunto con le nostre domande. Francesco, Motus E ha creato la certificazione Electric Friendly per le destinazioni turistiche con la ricarica per veicoli elettrici, certificazione gestita da noi di VNow, selezionando e valutando le strutture in base a una serie di parametri legati al tema della sostenibilità. Ci spieghi com'è nata la certificazione e perché occorre certificare le strutture? Perché pensavamo fosse importante intanto 2 o 3 anni fa affrontare il tema della questione turistica, perché sostanzialmente non era all'attenzione, non, anche i maggiori player non la stavano di fatto affrontando, parlo anche di Booking, di Airbnb, quindi diciamo di provider di piattaforme diciamo turistiche che vanno per avanti, che sarebbero le prime a dover in qualche modo occupare quello spazio. In effetti oggi come oggi sia Booking sia Airbnb hanno finalmente colto il tema e quindi cominciano a segnalare quelle strutture che hanno meno un punto di ricarica, che sono quindi in qualche modo compatibili con chi viaggia in elettrico. A maggior ragione potenziare questa certificazione ha senso, proprio perché l'autosegnalazione non può essere sufficiente e in qualche modo anche per
perché non sempre l'autosegnalazione è completa in qualche modo, no? Perché gli albergatori magari sì, dicono di avere un punto di ricarica, però non sono troppo coscienti della potenza che possono erogare e del servizio quindi che possono fornire al cliente. È fondamentale in generale cominciare a far crescere questa consapevolezza, perché devo dire che diventa un vantaggio competitivo piano piano per gli albergatori e diciamo anche una discriminante per decidere di andare in un posto piuttosto che in un altro. Quindi l'idea è quella di potenziare la certificazione e in qualche modo magari di renderla anche compatibile con i comuni, con le destinazioni turistiche, non solo con gli alberghi, perché in qualche modo devono essere electric friendly anche i comuni, no? Anche i parcheggi dove lasciare la macchina quando si va in vacanza e non solo quindi le strutture private. Quindi su questo noi ci crediamo tanto che diciamo siamo ad Evinau, siamo riusciti a inserire la certificazione electric friendly anche all'interno delle guide del Touring, che è sicuramente insomma un punto di riferimento fondamentale per quanto riguarda le destinazioni turistiche. Tiziana, passiamo a te. Villa Cavalletti ha una grande storia che tu e la tua famiglia avete portato ai giorni nostri fino a farla diventare, tra le altre cose, un albergo electric friendly. Cosa significa per voi essere una struttura electric friendly e che cambiamenti avete fatto per ottenere la certificazione? Ciao Federica, ciao Daniele, grazie di avermi coinvolta. Sì, Villa Cavalletti è una delle ville tuscolane, ci troviamo a Grottaferrata, ai Castelli Romani, a due passi da Roma. Ha una storia antichissima e la costruzione però risale al 1600 e noi, ecco, dal 2014 con molti vincoli paesaggistici, archeologici, monumentali del Parco dei Castelli Romani, però abbiamo intrapreso un percorso molto chiaro per riqualificarla e ristrutturarla proprio nell'ottica della sostenibilità e della bioedilizia e per rivolgerci a un target di ospiti sensibili a queste tematiche, quindi a un turismo lento e sostenibile. Proprio in quest'ottica, ad esempio, abbiamo integrato nel tetto i pannelli solari fotovoltaici, tutte le utenze della nostra struttura ricettiva sono elettriche e per la quota parte che non riusciamo ad autoprodurre comunque attingiamo a energia da fonte rinnovabile. E anche l'attenzione a un'impiantistica di nuova generazione, quindi a basso consumo, con una logica di gestione intelligente per evitare consumi indiscriminati anche dagli stessi ospiti e quindi avere un comfort per l'ospite con una minimizzazione dei consumi. Parallelamente abbiamo anche le colonnine di ricarica per sia le auto elettriche sia per le e-bike e mountain bike, proprio perché cerchiamo di attirare e incentivare il turismo lento in bicicletta con pedalata assistita delle nostre zone, che sono meravigliose ma comunque richiederebbero una preparazione atletica per poterle godere in bicicletta. Invece le bike chiaramente è aperta a tutti e fa sì che questa sia un'esperienza alla portata di tutti, e allo stesso tempo, ecco, cerchiamo di incentivare il turismo di coloro che hanno le auto elettriche e quindi comunque hanno una predisposizione e una inclinazione sicuramente per scoprire dei luoghi che hanno un'attenzione alla natura e all'ambiente, e almeno questo è quello che ci siamo prefissati. E electric friendly, ecco, per noi è stata una grandissima soddisfazione. I nostri cammini si sono incrociati un po' all'inizio proprio della nostra avventura in questa riqualificazione. E electric friendly per noi struttura ricettiva è importante, perché questo significa non solo attirare un target di turismo attento, sensibile, e non un turismo di massa, ma un turismo di, diciamo, di qualità, nel senso che è molto attento a quello che sceglie, alle esperienze che vuole vivere e quindi a quello che noi possiamo offrire. Secondo aspetto, il turista lento, perché non ha fretta di correre mediamente da tra una tappa e l'altra, ma ha il desiderio di conoscere il posto che sta visitando a fondo, in armonia con la natura e con l'ambiente, e quindi ecco, le stesse tappe di ricarica, queste soste diventano tempo prezioso per scoprire il territorio e i luoghi che lo circondano, per cui ecco, è da tutti i punti di vista una leva per noi molto importante da
assolutamente sviluppare. Ed ora andiamo da Emiliano, il direttore di Federalberghi Marche, conosciuto quando siamo stati ospiti e speaker di uno splendido evento a Recanati. Partiamo dai concetti di sostenibilità e turismo. Qual è lo stato dell'arte nelle Marche e quali i presupposti a tutto il 2022? I trend 2022 sono sempre più legati ad un turismo lento. La possibilità di cammini per scoprire ed integrarsi nel territorio, scoprire cose che ci sono sempre state, ma la frenesia della vita ci ha impedito di viverle nel modo migliore. Nelle Marche c'è una maggiore sensibilizzazione a scoprire i cammini. Italy Coast to Coast sta portando sempre più turisti ad attraversare la nostra bella penisola da est a ovest. I cammini lauretano, il cammino francescano, della Marca, le terre mutate, la porta d'oriente, la via di Francesco e il cammino dei Cappuccini. Questi sono dei cammini ricchi di spiritualità e località rimaste integre che danno armonia a spirito e corpo. Poi non possiamo dimenticarci i vari sentieri dei nostri parchi, i Sibillini, il Conero, il San Bartolo, fra Sassi e Gola della Rossa e la Gola del Furlo. Emiliano, parlando di destinazioni turistiche d'eccellenza, a tuo avviso che cosa è richiesto? Insomma, che cosa conta davvero? Destinazioni turistiche d'eccellenza sono luoghi particolari che sono integrati in tutto il territorio dove esistono e debbono proporre delle forme di turismo accessibile a tutti. Le eccellenze sono il Conero, le grotte di Frassassi, Urbino ed Ascoli. Ma abbiamo una molteplicità di altre cose che ancora non sono state promosse. Francesco, torniamo a te. Per favorire il turismo elettrico occorre che la rete di ricarica sia capillare sul territorio. Cosa si sta facendo in tal senso e a quale ritmo dovremmo muoverci? Allora sì, sicuramente dovremmo muoverci anche dal punto di vista delle ricariche pubbliche, come stavo accennando prima. È anche vero che, diciamo, il turismo può essere servito non solo da ricariche pubbliche. È importante infrastrutturare soprattutto i parcheggi delle zone ricettive. Parlo dei parcheggi delle spiagge, parlo dei parcheggi dei luoghi di interesse, che troppo spesso sono completamente prive di ricariche. L'Italia è un paese fatto di storia, di cultura, di monumenti e di musei e sono ancora pochissime i punti di ricarica e i servizi di ricarica offerti in tal senso, quindi quanti ne servirebbero non ve lo so quantificare, ma è ovvio che infrastrutturare con ricarica a bassa potenza, parlo veramente di 3 kW o 7 kW dei parcheggi a servizio, direi che è il primo passo fondamentale. Dopodiché diciamo il turista si appoggerà anche a una rete di ricarica differenziata che riguarda un po' tutti, che riguarda sia i cittadini italiani compresi anche i turisti. E quindi a quanto dobbiamo arrivare? Innanzitutto dobbiamo arrivare almeno a 2000 punti di ricarica, abbiamo stimato come Motusé, sulle autostrade. Interessanti sicuramente i punti di ricarica previsti dal PNRR in ambito extraurbano e quindi sulle superstrade o comunque sulle strade ad alto scorrimento, in particolare sulla rete ANAS. Speriamo che la stessa ANAS si muova in questo senso, ma sicuramente diciamo entro il 2026 ci potrebbero essere circa 15.000 punti di ricarica ad alta potenza sulle strade ad alto scorrimento e quindi in ambito extraurbano. Anche quelle sicuramente sono di importantissimo supporto per i turisti e per i viaggiatori in elettrico. Crediamo che il PNRR, stiamo aspettando questo benedetto decreto che dovrebbe uscire, speriamo, ad agosto o a settembre, doveva uscire a maggio, poi a giugno, ora a luglio, purtroppo ci sono stati un po' di intoppi, ma crediamo che la bontà della scelta del PNRR sia quella di puntare a una copertura capillare del territorio, quindi diciamo è interessante che il cofinanziamento vada a punti di ricarica che non necessariamente avranno un ritorno dell'investimento altissimo, perché magari saranno in zone che non sono ampiamente coperte da immatricolazioni di auto elettriche significative, pur tuttavia diciamo che diventano un driver interessante anche per coloro che invece vogliono comprare l'auto elettrica e si ritrovano un punto di ricarica vicino, o addirittura chi decide di viaggiare verso le zone del sud Italia, per esempio, che hanno ovviamente dei servizi turistici importanti e che quindi, diciamo, con dei punti di ricarica possono diventare ancora maggiormente attrattivi. Nei nostri viaggi abbiamo incontrato decine di viaggiatori elettrici dal nord Europa. Cosa dobbiamo fare secondo te per farli aumentare e nel contempo offrire loro una rete di ricariche a destinazione più adeguata? Allora io credo che la domanda è molto interessante. Non sono un esperto di turismo, come sapete. Io ritengo fondamentale che i comuni
sappiano fare qualcosa in più per portare le strutture private, i ristoranti, le strutture ricettive, gli alberghi e gli ambienti di loro competenza ad offrire servizi di ricarica. Per questo devo dire che è fondamentale, non si può pensare di appoggiarsi solo alla ricarica pubblica, io questo lo dico continuamente. Noi abbiamo fatto come Motusè una stima al 2030 di un fabbisogno di almeno 110.000 punti di ricarica e almeno il 50% deve essere almeno di 50 kW o comunque ad alta potenza, ma non è solo quella la rete su cui ci si può appoggiare. È ovvio che dobbiamo cominciare a pensare ai nostri parcheggi come degli spazi potenziali per far ricaricare terze parti, quindi strutture ricettive, ristoranti, ripeto, parcheggi dovrebbero cominciare a offrire servizi di ricarica. Questo sicuramente è un primo passo. Dopodiché i comuni stessi possono diventare mobility service provider, perché i comuni fanno le carte museo o fanno dei biglietti dell'autobus magari in comune per la settimana per i turisti fatti apposta per loro, e non possono invece diventare anche potenzialmente dei mobility service provider, quindi con la stessa carta dei musei magari avere un certo tipo di trattamento di euro al kilowattora, magari con una scontistica, oppure mischiare il servizio di parcheggio comunale magari con un mini abbonamento insieme alla ricarica. Ecco, secondo me le municipalità possono fare quel passo in più per aumentare la ricettività dei turisti elettrici, chiamiamoli così. Credo sia importante avere fantasia in questo momento, perché ovviamente non è un business consolidato, però non è neanche un investimento così pesante per poterlo garantire ai turisti elettrici. All'estero ovviamente la situazione è molto più avanti, semplicemente perché c'è più consapevolezza e anche perché ci sono proprio più veicoli, e quindi banalmente gli albergatori, i ristoratori si stanno svegliando prima perché ne arrivano di più. Credo che pian piano, come già detto, diventerà un fattore competitivo importante, quindi è importante che Federalberghi segnali ai propri albergatori, Confcommercio segnali alle strutture che accolgono anche turisti, insomma che ANCI, con cui stiamo cercando di avere un dialogo, comincia a parlare anche di queste cose, perché diventano insomma un fattore di attrazione maggiore o aggiuntivo. Tiziana, dalla tua esperienza, come si inserisce la stazione di ricarica nell'identità comunicativa di una struttura ricettiva? Quali canali si usano e quali riscontri hai? Allora, sicuramente la colonnina di ricarica ha una identità propria comunicativa fondamentale, ovvero è un vero e proprio asset da valorizzare, da comunicare come fattore di attrazione e anche fattore di discriminante di scelta rispetto a, diciamo, a una struttura piuttosto che un'altra. E proprio per questo motivo noi non solo ovviamente abbiamo inserito sul nostro sito la presenza della colonnina, ma cerchiamo di movimentare questa comunicazione legando alla colonnina dei servizi accessori, delle promozioni, proprio per mettere in risalto la presenza di questo servizio fondamentale. In aggiunta, non solo sul sito, chiaramente su tutti i canali social, mettendo in evidenza eventuali modifiche anche sulla grafica, sull'immagine, quindi sulla comodità, il comfort della zona dedicata alla ricarica, a come, diciamo, chiaramente al funzionamento della ricarica stessa, tutti quei fattori che rendono chiara, comprensibile e quindi anche comodo l'utilizzo della colonnina di ricarica. E parallelamente abbiamo inserito chiaramente questo servizio su tutte le OTA, diciamo i vari portali di prenotazione. Chiaramente adesso già da tempo in realtà richiedono se ci sia o meno la colonnina, perché ovviamente è una delle richieste principali che insomma stanno aumentando di tendenza da parte degli ospiti, e quindi anche su quello ovviamente deve essere messo in evidenza. Ma non solo, poi ci sono delle applicazioni, riesce a mappare rispetto a una tratta da percorrere dove è possibile ricaricare e che tipo di colonnina è presente, in modo tale che si possano stimare anche i tempi e le tappe da organizzare. Ovviamente non dimentico anche Google, lo stesso Google ha inserito la possibilità proprio di personalizzare su Google My Business proprio la singola colonnina di ricarica, e è possibile selezionare da Google anche la posizione delle colonnine, quindi ecco, questo fa capire quanto sia un fattore fondamentale di attrazione, e per cui la comunicazione della colonnina deve ovviamente essere fatta in
modo dettagliato, chiaro, specifico, proprio perché sia un chiaramente un fattore positivo e non diventi una sorta di boomerang. Però ecco, per quanto ci riguarda, ci siamo resi conto della grande polarità di attrazione di averla e di metterla a disposizione degli ospiti e dei visitatori. Dani, certo che trovare le stazioni di ricarica durante un viaggio oggi è molto più semplice di quando hai cominciato tu a viaggiare in elettrico, vero? Beh, decisamente. 15 anni fa giravamo con tante prolunghe e molto fegato. Oggi esistono moltissime app per programmare i viaggi, così come l'elettronica di bordo dei veicoli, il famoso infotainment. Con questi strumenti trovi le colonnine sul tuo itinerario e alcune puoi addirittura prenotarle. Con le app pianifichi i percorsi tenendo conto delle soste e dei tempi, con una precisione sempre migliore sui tempi di percorrenza. E su questi presupposti poi viene naturale calcolare le soste per mangiare, quelle per dormire e per svagarsi. Dunque, avere una colonnina per una struttura ricettiva diventa il discriminante per diventare meta o meno per tutti i turisti elettrici. Emiliano, cosa può fare una realtà come Federalberghi per incentivare le strutture ricettive a rendersi efficienti? La nostra federazione deve salvaguardare ed aiutare i nostri associati in quello che secondo me è la transizione più naturale, cioè l'efficientamento energetico. E noi dobbiamo essere quelli che trovano gli accordi più vantaggiosi per fare un gioco di squadra valido per tutti. Inoltre, dobbiamo formare ed istruire i nostri associati per preparare la loro struttura, facendo i giusti accorgimenti e variazioni per far rendere le loro strutture al meglio con l'efficientamento energetico. E cosa occorre a tuo avviso all'imprenditore turistico per convincersi a puntare sull'elettrico e anche quali sono i limiti? Non c'è bisogno di convincere l'imprenditore turistico a puntare sull'elettrico. Il vero imprenditore è già convinto, perché sa che è il meglio per lui e la sua attività. Il momento internazionale che stiamo vivendo ci ha spronato sempre più ad andare in quella direzione. I limiti in questa fase non ne vedo, si dovrà poi verificare nel momento di maggior richiesta quello che può succedere, ma ancora non lo sappiamo. Tiziana, puoi provare in modo semplice a spiegare a dei tuoi colleghi come si fa ad avere una stazione di ricarica e a diventare electric friendly? Dunque, ad oggi ci sono varie possibilità per avere una colonnina elettrica. Intanto comunque bisogna sempre monitorare le varie opportunità di bonus, crediti d'imposta che periodicamente si aprono proprio su questo fronte per le strutture ricettive. Poi, come formula economica invece, le possibilità sono varie. Diciamo che principalmente la struttura ricettiva può decidere se acquistare la colonnina. Questa soluzione di solito si attua con fornitori, operatori che appunto forniscono energia elettrica e quindi danno a titolo gratuito o in comodato d'uso gratuito la colonnina a fronte di vendere energia elettrica, per cui se si è già loro clienti si amplia il contratto anche, diciamo, per la fornitura di energia elettrica per la colonnina, che diventa un altro punto di vendita per loro. Oppure bisogna cambiare contratto e passare a questo fornitore di energia elettrica proprio per beneficiare della colonnina gratuita, e questa è una soluzione. L'altra soluzione invece è comprare direttamente la colonnina, e a quel punto non c'è alcun bisogno di modificare il fornitore di energia elettrica e si può decidere se al cliente omaggiare il servizio di ricarica, perché magari è un cliente particolare, fidelizzato, è un gruppo specifico, quindi quello poi diventa una scelta strategica aziendale della struttura ricettiva. Oppure invece, a fronte di un tempo di sosta nella colonnina, già l'algoritmo della colonnina stessa fa ripagare anche il servizio di ricarica, quindi c'è un benefit economico per la struttura ricettiva. Quindi diciamo questi sono i due format principali. Quindi ecco, io vi consiglio di provare a intraprendere questo cammino, perché di sicuro riscontra quello che sono le richieste del momento e comunque ci permette in questo tempo di ricarica di far ricaricare i nostri ospiti di belle energie, belle attività ed esperienze. Francesco, molto spesso si sente dire che è la mancanza di colonnine il vero freno al mercato delle BEV, ossia il mercato delle auto elettriche in Italia. È così? Allora, grazie per la domanda. È una domanda a cui ci teniamo a rispondere. Scusa ancora per il vento, ma qua a Creta dovrebbero fare eolico a destra e a manca, perché veramente è costante tutti i giorni. Non è vero
perché ci sono troppe poche colonnine rispetto ai veicoli. Non è vero, nel senso che oggi come oggi, se andiamo a prendere un parametro, che è uno dei parametri, però un parametro che è per esempio il numero di veicoli ogni punto di ricarica, diciamo l'Italia non è messa male, anzi è messa piuttosto bene. Per esempio rispetto a Germania, Francia e Spagna è meno forte dell'Olanda, ma perché l'Olanda ha fatto una politica molto attenta e molto scrupolosa di diffusione di punti di ricarica, soprattutto a bassa potenza. E in questo senso è interessante, per esempio, un altro parametro, quello della distribuzione di potenza, il mix di potenza delle infrastrutture di ricarica. E devo dire che anche qui l'Italia non è messa male. Se la gioca con la Germania, potete vederlo nel nostro editoriale, se la gioca con la Francia. È ovvio che un parametro, per esempio, di diffusione sul territorio, quindi di capillarità, va affrontato e in effetti si sta affrontando, nel PNRR si prende proprio il toro per le corna e si punta a infrastrutturare tante regioni che adesso sono ancora indietro, soprattutto con ricarica ad alta potenza. Questo devo dire che è un approccio interessante e che il MITE ha accolto molto bene anche le nostre sollecitazioni, ma non solo, insomma, c'è gente capace al Ministero. Il problema quindi è più la percezione che si vuole dare. Certo che se noi diciamo tutti i giorni che l'autonomia è troppo poca, che non siamo pronti, che la rete di ricarica è inadeguata, beh, io ci penso due volte a prendermi una macchina elettrica, devo dire anche solo in affitto, no? Quindi io chiederei ai nostri politici, ma anche a tante persone che si occupano di comunicazione, di essere trasparenti, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, bisogna essere molto schietti nella comunicazione, ma di non fare terrorismo, perché in questo momento non è vero che siamo messi così male. Ci sono fior di società, tante società che stanno lavorando in Italia su questo, che stanno investendo tanti soldi su questo, e contiamo quindi di aumentare moltissimo la capillarità della rete, ma che non mi venissero a dire che è per colpa della rete che non si vendono auto, anche perché, se vogliamo dirla tutta, di auto paradossalmente ce ne sono anche troppo poche, e quindi il ritorno dell'investimento dei punti di ricarica ancora non è altissimo, quindi si sta chiedendo a delle imprese private di investire, i ritorni, tipicamente gli investimenti infrastrutturali hanno ritorni lunghi, questo le società lo sanno, però non si può neanche pretendere che non si cresca organicamente insieme alla crescita dei mezzi, perché ricordo la rete di ricarica è un investimento privato, non sono soldi pubblici, non è una mossa pubblica. Quindi io chiederei a tutti di avere, invece di fare polemica ogni volta e fare scaricabarile e dare la responsabilità a qualcun altro, di cominciare a lavorare in maniera sinergica, con un approccio collaborativo tra chi fa i veicoli, tra chi fa le infrastrutture di ricarica, tra chi le installa, tra i comuni, con i ministeri. Questa rivoluzione si fa solo attraverso una collaborazione e solo attraverso la sintesi di posizioni diverse. Uno dei motivi per cui è nato Motusé è in cui appunto albergano e lavorano insieme coloro che installano infrastrutture di ricarica, i costruttori e i venditori di autoveicoli, i noleggiatori, chi costruisce infrastrutture di ricarica o chi costruisce componenti dei veicoli elettrici. In qualche modo siamo orgogliosi che Motusé possa rappresentare tutte queste realtà insieme e possa in qualche modo rappresentare anche questa azione sinergica e collaborativa che è necessaria per crescere tutti quanti insieme. Grazie per lo spazio che mi avete dato e spero di vedervi presto. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ogni puntata è unica e dà voce ai protagonisti di quella che spesso diciamo, e non ci stanchiamo di ripetere, è una vera e propria rivoluzione. Ho tolto la I apposta perché all'interno ci troviamo le lettere E, V, ad indicare i veicoli elettrici, e la V di volta, l'italiano che meglio di tutti rappresenta il ruolo che l'energia e la sua pila stanno avendo come protagonisti di un nuovo ed entusiasmante corso. Un corso del quale VNow, insieme a Key Energy, è protagonista ed attrice in queste nostre audio tappe di avvicinamento alla Fiera 2022. Fiera 2022 che si terrà, lo ricordiamo, dall'8 all'11 novembre prossimi e che anche quest'anno farà il punto sul mondo dell'elettrificazione. Esatto, Fede. Bene, è giunto il momento di salutarci e darci appuntamento al 13 di settembre per la quarta puntata di iVoices. Ciao!